Buonasera e benvenuti a questa edizione flash del nostro telegiornale. Cominciamo con il problema del dragaggio del porto di Fano. Guardate queste fotografie che sono state scattate in mattinata. Si vede chiaramente una barca a vela incagliata nel fondo a causa del fango. L'imbarcazione era appena uscita dal porto turistico Marina dei Cesari. Dopo circa mezz'ora il natante era ancora saldamente ancorato al fondale fangoso e nemmeno con l'aiuto di un motoscafo è stato possibile disincagliarlo. Un episodio che ha messo in pericolo anche altre imbarcazioni in entrata e in uscita dal porto in una giornata ad elevato traffico. Una situazione preoccupante se si considera poi che oggi non c'erano condizioni di forte bassa marea. Viaggiava senza biglietto, senza documenti, senza denaro ed è stato fatto scendere dal treno dal controllore, ma prima di lasciare il convoglio ha sfasciato una trentina di vetri con il martello frangivetro per le emergenze, terrorizzando gli altri passeggeri e provocando ritardi a catena tra Ancona, Roma e Perugia. È successo nelle prime ore di questa mattina sul treno regionale 2321 partito da Ancona alle 3:50 e diretto a Roma. Un giovane italiano trovato senza biglietto, senza denaro e senza documenti è stato fatto scendere alla stazione di Serra San Quirico. Prima di andarsene però ha devastato quattro convogli, distruggendo tutti i finestrini di un vagone e quelli delle porte esterne e delle piattaforme di altri tre. Un 75enne di Case Bruciate a Pesaro è stato derubato da due donne sui 30 anni circa che l'hanno anche aggredito per strappargli dal collo la collana d'oro che indossava. Il furto è avvenuto lo scorso mercoledì 3 giugno nell'orto di casa nel quale l'uomo stava lavorando. Il tutto è iniziato da una semplice richiesta di informazioni stradali alla quale è seguito il primo tentativo di raggiro. La donna, che inizialmente ha agito da sola, con la scusa di ringraziare l'anziano dell'informazione, ha tentato di mettergli al collo una collana evidentemente di poco valore con l'intento di riuscire a sganciare invece quella preziosa indossata dal 75enne. Quando l'uomo ha capito le reali intenzioni della donna ha tentato di divincolarsi per evitare il peggio ed è in quel momento che ad arma forte alla malvivente è arrivata anche l'altra donna. Una volta strappata la catena d'oro sono poi scappate a piedi fino alla macchina, una station wagon di colore nero parcheggiata poco lontano. Indaga la polizia di Pesaro. Saranno celebrati lunedì 8 giugno alle 9 dal cardinale Edoardo Menichelli nella concattedrale di Osimo i funerali di Monsignor Ermanno Carnevale, morto ieri all'Innerka, dove era ricoverato per un ictus e dove ora si trova la salma. Monsignor Carnevale, 83 anni, era rettore della cattedrale di San Ciriaco, moderatore della Curia diocesana, direttore e legale rappresentante dei due enti ecclesiastici, Seminario Vescovile di Osimo e Opera di Religione della Diocesi di Osimo. Luca Ceriscioli ha scelto il Piceno per la prima uscita ufficiale da neopresidente della Regione Marche. Questa mattina a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, era presente all'inaugurazione della nuova scuola primaria, una struttura realizzata in legno, antisismica e autosufficiente dal punto di vista energetico, con impianto di riciclo e deumidificazione interna dell'aria e dell'acqua piovana, dotata di brise soleil per la schermatura di raggi solari e dei venti caldi e freddi. Presentato questa mattina il restauro del dipinto Sant'Antonio di Padova del seminario di Santa Maria del Ponte Metauro di Fano, restaurato e finanziato dall'Associazione Archeo Club di Fano, anche in collaborazione con l'Atelier del Restauro. Il dipinto Sant'Antonio da Padova, attribuito a Giuseppe Ceccarini, è di proprietà del Comune di Fano e fa parte dell'apparato decorativo della Chiesa di Madonna del Ponte Metauro. Si tratta di un dipinto ad olio su tela di lino raffigurante Sant'Antonio da Padova nella sua iconografia classica, Gesù bambino in braccio, i gigli ed il libro sorretti da angeli. Originariamente l'opera era conservata all'interno della chiesa sull'altare dedicata al santo, successivamente è stata spostata nella casa parrocchiale e da lì in sacrestia. È un intervento che abbiamo deciso qualche mese fa di fare su questo quadro che aveva necessità di essere restaurato e poter ritornare quindi nel suo ambiente naturale, che è appunto il santuario, alla visione sia del pubblico interessato alla storia dell'arte della nostra zona, ma anche a chi aveva particolare devozione di tipo religioso verso questo santo, Sant'Antonio, molto importante.
Acqua, rifiuti, sanità, ambiente e territorio. È su questi temi che il Forum Provinciale per i Beni Comuni ha deciso di mettere a disposizione di cittadini, organizzazioni e amministratori del territorio il risultato del proprio lavoro collettivo, offrendo dati aggiornati, slide e schede sintetiche, proposte per azioni concrete nei consigli comunali e disponibilità a relazionare in incontri pubblici o in assemblee interne. Oggi abbiamo presentato la nostra attività e abbiamo denunciato le tariffe alte che ci sono sull'acqua, incrementi negli ultimi 2 anni 8,5% ogni anno. Sono incrementi altissimi che sono ingiustificati in un momento di stabilità dei prezzi come quello attuale. È una garanzia, è un regalo ai gestori di questi servizi. E poi noi vogliamo l'obiettivo rifiuti zero, quindi noi puntiamo ad avere una raccolta differenziata, elevata, in modo da portare poco in discarica e fare molto il recupero dei rifiuti. Quindi uniamo le nostre forze, facciamo un'opera di informazione per la cittadinanza, per le amministrazioni, per i vari consiglieri comunali e mettiamo a nostra disposizione i dati e gli approfondimenti che stiamo facendo. Per ricordare i 100 anni della Prima Guerra Mondiale, l'Africa Chiama ha organizzato la biciclettata per la pace. Domenica 7 giugno alle ore 10 nella tenso struttura del Lido partiranno i corridori amatoriali e appassionati delle due ruote alle 10.30. L'Africa Chiama, insieme a tantissime associazioni fanese, fra cui Emergency, Action Aid, Mille Voci, Mille Mondi e tantissime altre, ha deciso di dichiarare appunto la pace proprio con l'anniversario dei 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale. Era il 23 maggio del 1915 quando l'Italia dichiarava guerra all'Austro-Ungheria. Domenica 7 giugno, dopo 100 anni, noi decidiamo di fare una dichiarazione di pace che consisterà in una biciclettata che partirà dalla tenso struttura del Lido, attraverserà le vie del lungomare di Fano, le vie del centro storico per poi ritornare appunto alla tenso struttura. Lì al Lido, a conclusione della biciclettata, faremo un gesto simbolico che sarà quello di lanciare in aria tantissimi palloncini con legato dei messaggi di pace. Sarà un momento significativo nel quale noi speriamo di colorare il cielo di Fano con i colori della pace. Invitiamo tutti, dai più grandi ai più piccoli, a partecipare a questa manifestazione e a dare il proprio segno di impegno di dichiarazione di pace. A conclusione ci sarà poi un buffet per tutti i partecipanti curato dall'Emporio E. Vi aspettiamo. E adesso lo sport e il calcio per parlarvi dei play-off. Domani, domenica 7 giugno alle ore 16 si gioca Alma Juventus Fano Delta Porto Tolle. In caso di parità al termine dei 90 minuti saranno i rigori a decidere le squadre qualificate per la fase successiva. Alma Juventus Fano Delta Porto Torre verrà arbitrata da Matteo Marchetti di Ostia, gli assistenti Francesco Biava di Vercelli e Rodolfo Zambelli di Finale Emilia. Simone Temperato, noto atleta delle scalate ad una ruota, domani 7 giugno sfiderà il Cippo con partenza dalla località Carpegna intorno alle 9:30 del mattino. La salita verrà affrontata con la bici da strada e la discesa con la MTB. Tutto con una sola ruota. L'evento è organizzato dai Mufloni Racing Team, Proloco di Carpegna e il Comune di Carpegna. E con questa impresa si chiude qui il nostro telegiornale, l'edizione flash del sabato. A voi tutti auguro un buon fine settimana. Arrivederci.